I profughi palestinesi siriani del centro di prima accoglienza di Lampedusa sono in sciopero della fame da 2 giorni. Protestano contro il divieto di lasciare il centro, nel quale vivono dall'inizio di ottobre. Altri giunti dopo di loro sono già potuti ripartire. Questi palestinesi provenienti dalla Siria non vogliono restare in Italia. La loro terra promessa è il nord dell'Europa, in particolare i paesi scandinavi. Facciamo lo sciopero della fame, solo un po' d'acqua per vivere. Per me e i miei amici, da qui verso un futuro migliore o verso un ospedale per morire. Oppure lasciateci tornare in un paese arabo con un'imbarcazione. Purtroppo l'Unione Europea mente quando parla di aiutare i siriani e i palestinesi. Dovrebbero essere più responsabili circa le loro promesse. Il centro di Lampedusa ha una capienza di 250 persone, attualmente ne ospita quasi il doppio, per la maggior parte siriani ed eritrei. Tra le due comunità le relazioni sono tese, per esempio non vogliono condividere le stesse stanze e questo crea grossi problemi a livello organizzativo. Con questo sciopero chiediamo il rispetto dei nostri diritti. Ci sono persone che sono qui dal 14 ottobre e vogliono andarsene via. Vivere qui non è possibile, non si può restare qui più di 3 o 4 giorni. Nel centro di accoglienza lavorano 65 persone, tra cui un medico e 2 assistenti sanitari. Antonio Miragliotta è il direttore della struttura. Sono presenti all'interno della struttura anche lo psicologo piuttosto che l'assistente sociale, come dicevo prima, i mediatori culturali che hanno anche il compito di smorzare i toni e le tensioni che si possono inevitabilmente creare in un centro quale quello di Lampedusa, in cui i migranti sperano di essere trasferiti nel più breve tempo possibile. In teoria i migranti dovrebbero passare nel centro di prima accoglienza non più di 3 giorni, in pratica vi restano per almeno 20 giorni e talvolta anche di più. Un tempo che questi profughi passano sospesi in una sorta di limbo, isolati dall'informazione, da una qualsiasi attività, nell'attesa di conoscere dove ricostruire il proprio futuro.